Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Ben ritrovati a questa eh, prima lezione di questo videocorso che sarà disponibile in diretta con gli orari che eh, vi verranno forniti sulla nostra pagina e poi ovviamente in podcast quando volete sono usufruibili. A che cosa servono questi corsi? A cosa serve questa lezione? Le lezioni che seguiranno a questa? Questo è un, un esperimento di Aerovision per mettere a disposizione di tutti quanti un, ehm, un supporto per poter superare il nuovo esame ehm, per operazioni non critiche che si svolge direttamente sul sito dell'ENAC. Questo dal 4 di eh, marzo 2020. Questo per rispondere insomma, a un po' di domande dei nostri allievi. Maybe. che ci hanno fatto riguardo alla difficoltà di questo, di questo esame. Effettivamente eh, svolgere un esame insomma, eh, per quanto riguarda le operazioni critiche per chi viene completamente da zero senza aver frequentato un corso può essere in effetti abbastanza complicato e di questo ce ne danno eh, notizia proprio gli allievi eh, che hanno provato a fare questo corso e eh, per adesso non sono ancora passati. E questa è proprio la ragione per la quale Aruvision ha deciso di iniziare un ciclo di lezioni esattamente sul syllabus che è presente sul sito dell'ENAC per quanto riguarda la preparazione appunto a, a questo esame. Vediamo intanto di presentarci, comunque, chi è Aerovision? Aerovision è un centro di addestramento. Eh, siamo la numero 09, centro di addestramento ovviamente mh, autorizzato dall'ENAC. 09 vuol dire che siamo tra le primissime che già dal 2014 eroga eh, corsi riconosciuti dall'ENAC per quanto riguarda gli APR, gli aeromobili a pilotaggio remoto. Siamo la prima scuola in Italia con una certificazione eh, ISO 9001 del 2015 e l'ente certificatore, la DNV, è lo stesso che ha certificato ENAC ed ENAV. Quindi siamo molto orgogliosi anche di. Di, di questo. Eh, abbiamo sei sedi in tutta Italia, dal nord al sud: la più a nord è quella di Udine, la più al sud è quella di eh, Palermo, eh, passando poi per, per Lecce, per la Calabria, eh, per la Toscana, ne abbiamo due nel Lazio. Eh, noi istruttori eh, di Aerovision siamo tutti eh, istruttori ovviamente APR quindi eh, tutti quanti abbiamo esperienza sugli aeromobili e pilotaggio remoto e ehm, la particolarità è che siamo tutti, eh, proveniamo tutti dalle linee di volo o dell'aeronautica militare o dell'aviazione generale questo proprio per cercare oltre a darvi tutte le conoscenze relative agli APR anche una certa cultura aeronautica che diciamo che è effettivamente alla base di qualunque eh, approccio che noi possiamo avere con eh, un oggetto che vola sia eh, manned ovviamente che eh, unmanned io sono pilota di eh, aviazione generale e eh, mi occupo di riprese video eh, professionalmente e eh, prima dell'avvento dei droni ovviamente facevamo eh, operazioni con gli aerei e con, eh, con gli elicotteri ovviamente i costi eh, che si sono veramente abbattuti con, con gli APR ci hanno portato anche a ad abbracciare questa, eh, diciamo questa eh, parte del, del, della fruizione delle, delle immagini. Veniamo però al corso vero e proprio e questa lezione rappresenta eh, soltanto il primo modulo. Come vedete, abbiamo eh, seguito esattamente quello che è l'articolazione del syllabus che ha previsto ENAC eh, per quanto riguarda la preparazione a questo esame. Il primo modulo è quello di sicurezza aerea, quello che vi farò io, poi avremo un uh, modulo di uh, regolamentazione aeronautica, quindi le regole dell'aria con le relative limitazioni dello spazio aereo italiano eh, molto importante perché è stata introdotta da poco sono le limitazioni delle prestazioni umane quindi lo human factor che è stato introdotto già nel syllabus del, eh, dell'esame online che si fa adesso ma ancora di più nella eh, nuova LIC 15, quindi nella eh, eh, normativa che regola appunto, i centri di addestramento e le materie che si andranno a fare anche nei corsi, nei corsi futuri, specialmente ad esempio nei corsi Critical Operation che non sono invece fruibili online ma sono sul sito dell'ENAC, ma bisogna continuare come era un tempo anche per il corso base. Bisogna continuare a recarsi presso un centro di addestramento e fare un percorso sia teorico che pratico. Ci sarà poi un modulo sulle procedure operative e sulla conoscenza generale dell'APR, quindi conoscere effettivamente come è fatto, come è costruito e più che altro quali sono le parti che si possono rompere. Cioè, se io so l'anello debole di un oggetto, ovviamente so come eh, evitare che questo anello possa spezzarsi. Un'altra eh, cosa importante diciamo che è stata introdotta eh, già da un po' di tempo, ma sarà sempre più importante anche nella nuova normativa europea che entrerà in vigore il primo luglio del 2020, e la riservatezza e la protezione dei dati, quindi la privacy ovviamente. Dopodiché ci sarà un modulo sull'assicurazione e un modulo sulla security. Eh, eh, sulla security ci saranno anche dei cenni anche in questo, in questo primo modulo che vi ricordo essere, come vedete, al numero uno, sicurezza aerea, cioè la flight. Safety. Prima di eh, introdurre effettivamente il discorso sulla sicurezza volo, quindi la flight safety, e' eh, bene ricordare alcuni acronimi che sono all'articolo 5 dell'edizione 3 del regolamento APR, l'edizione 3 è quella del novembre del, 2000, del 2019. E' bene conoscere appunto un po' di acronimi o un po' di significati di cose di cui andremo a parlare da qui fino a tutti i moduli, in modo che ovviamente non siamo impreparati. Una cosa importante insomma, da, eh, da distinguere, intanto, è, sono i sistemi. Automatici e sistemi autonomi, un sistema automatico è un sistema che permette a un aeromobile a pilotaggio remoto di compiere delle azioni, eh, diciamo, seguendo degli automatismi, come può essere ad esempio il ritorno a casa oppure il poter fare un, uh, un piano di volo e quindi andare da A a B o tra A e B eh, fermarsi in moltissimi altri eh, waypoint, si chiamano in gergo, in maniera automatica, ma può essere sempre in qualsiasi momento ripreso anche dal pilota in qualsiasi momento. I sistemi autonomi, invece, sono sistemi che operano eh, assolutamente senza l'ausilio dell'uomo, quindi si autoricaricano, possono decollare da soli, eh, magari innescati da input esterni. Pensiamo, ad esempio, a un drone che eh, di mestiere fa il controllo di un determinato perimetro, si attiva nel momento in, quest, in cui eh, trova diciamo, un'intrusione e a quel punto eh, decolla da solo, fa la sua missione, va a fare quello per cui è stato eh, programmato e torna da solo, quindi assolutamente senza neanche l'ausilio dell'uomo. Un altro termine molto importante perché è stato un po' mal interpretato è quello dell'aeromodello. L'aeromodello è intanto un dispositivo eh, impiegato solo per scopi ricreativi, quindi ovviamente a pilotaggio remoto anche l'aeromodello perché si pilota da terra, ma nasce proprio soltanto per scopi ricreativi e quindi non deve essere dotato per poter essere un aeromodello, considerato un aeromodello, non deve essere dotato di strumenti che ne permettano il volo né automatico né tantomeno. Né tanto meno autonomo. Eh, in poche parole, quali sono questi, eh, questi sistemi che a bordo ha un, un drone che lo distingue dall'aeromodello. Eh, sono fondamentalmente il GPS e il magnetometro. Quindi un sistema che gli permette di conoscere la sua posizione geografica nello spazio e un sistema. Questo è il GPS. È un sistema, il magnetometro che gli permette di dargli un'indicazione della direzione. Direzione per raggiungere un determinato altro punto. Quindi, se un aeromobile a pilotaggio remoto non ha a bordo questi sistemi, quindi non, non sa riconoscere nello spazio dov'è e non sa neanche in quale direzione andare per raggiungere un altro punto, ovviamente non può essere considerato un drone ed è considerato un aeromodello. Vedremo in un'altra slide dove addirittura potrà essere considerato addirittura un giocattolo. Eh, Un'altra um, eh, un definizione importante di cui se ne parlerà spesso sia in questo modulo che anche negli altri del syllabus per ottenere l'attestato di competenza per operazioni non critiche sul sito dell'ENAC è il concetto di assembramento di, le, di persona. Gli assembramenti di persone sono fondamentalmente... Dei raduni che non sono occasionali eh, su una strada dove c'è un normalissimo attraversamento di persone, effettivamente, o passaggio di persone, eh, questo non è considerabile un assembramento, eh, ancorché. Ovviamente, se il passaggio è eh, molto ehm, cospicuo, ovviamente ehm, eh, rappresenta un assembramento di persone. Ma in realtà, per la normativa, l'assembramento di persone è eh, un posto, è una, una situazione per la quale le persone si sono radunate lì per un determinato motivo, che può essere un motivo sportivo, può essere una manifestazione di piazza, può essere un concerto, può essere una, eh, una, un evento religioso, ovviamente. Quindi si sono radunate in quel posto e si sono assembrate in quel posto e quindi hanno difficoltà a disperdersi in caso di problemi proprio per, perché sono molto vicine l'una all'altra. Un concetto eh, molto legato all'assembramento di persone ma non si parla di persone è quello dell'area congestionata. Un'area è congestionata eh, dove ovviamente c'è eh, 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 diciamo, eh, un, un numero elevato di queste cose. Quindi una, um, può essere un'area congestionata di case, una zona residenziale, ma può esserci anche eh, un'area congestionata industriale, commerciale, sportiva, religiosa, appunto come abbiamo visto prima. In generale tutti quei posti dove si possono eh, radunare persone, dove si possono creare, come abbiamo visto nell'altra definizione, assembramenti di persone. Continuiamo con le definizioni che sono inserite nell'articolo 5 del regolamento e si parla di visual line of sight, quindi il conosciuto VLOS, che è appunto la condizione nella quale si può volare con le operazioni non critiche e l'unica in cui si può volare ad esempio con gli aeromodelli. Visual line of sight significa che sono operazioni che sono condotte sempre sotto il diretto controllo del, del pilota per garantire una, eh, diciamo una condizione che è fondamentale nel, nel volo a vista, nel, nel, nelle regole del volo a vista, si chiama VFR in aviazione generale e in aviazione sportiva, che è quella del see and avoid, quindi del vedere l'ostacolo eh, ed evitarlo non solo ostacoli fissi ovviamente ma più che altro ostacoli mobili quindi altri eh, aeromobili manned o unmanned quindi il pilota avendo la situazione davanti sempre la situazione davanti è sempre in grado di garantire questa condizione cioè see and avoid ben diversa dalla successiva definizione che è il BVLOS, cioè il Beyond Visual Line of Sight, tanto famigerato in quanto è sempre stato diciamo, un po' un tabù per quanto riguardava il regolamento dell'ENAC, cioè non era possibile farlo. Adesso invece c'è una grande apertura per quanto riguarda il BVLOS, anche se ovviamente è una condizione non prevedibile per le operazioni non critiche ed è un'operazione che andrà probabilmente sempre autorizzata dall'ENAC. Autorizzata per quale motivo? Perché dobbiamo garantire in un caso del genere, dobbiamo garantire... Che non, non ci può ovviamente essere il see and the void, perché il pilota perde di vista, è una condizione nella quale il drone si allontana talmente tanto oppure va dietro a degli oggetti, quindi non è possibile più vederlo. Quindi non è possibile garantire la condizione del see and the void, ma bisogna garantire una situazione almeno di sense and the void, quindi di percepire. Quindi il drone deve avere a bordo dei sistemi che eh, gli permettano di avere un detect, quindi di eh, percepire se ci sono altri traffici o altri, o altri ostacoli. Che può essere un radar o quant'altro. Ovviamente non solo il mezzo deve essere dotato di questi oggetti, ma anche il pilota deve avere le eh, conoscenze e le capacità di saperli usare. Quindi sicuramente andranno di pari passo eh, diciamo un upgrade del pilota e un upgrade hardware del, del mezzo. Eh, tra le due cose, tra il VLOS e il BVLOS esiste una condizione che si chiama EVLOS, cioè l'extended VLOS che è una condizione per la quale il pilota perde le capacità di eh, see and avoid ma queste capacità sono mantenute, diciamo, da un osservatore, quindi da una persona da lui formata, ovviamente di cui lui si fida, che è in grado di tenere a vista perché è in una posizione avanzata comunque una posizione diversa, o Accanto al, al pilota, se il pilota ha una condizione di bv loss semplicemente perché è impegnato guardando il tablet per fare ad esempio un'ispezione e quindi non è in grado di eh, operare eh, in totale sicurezza un see and the void, c'è un'altra persona che eh, comunica con lui costantemente e eh, gli garantisce appunto questa, questa condizione. Continuiamo sempre con, con, le nostre, eh, con le nostre definizioni e vediamo la definizione di operazione specializzata. Qua in rosso io ho ripreso, quindi copiato e incollato, non c'è nessuna interpretazione. Il dettato del regolamento, dell'edizione 3 del regolamento, e vedete che eh, ci dice proprio che sono operazioni specializzate le riprese cinematografiche, eh, televisivi, servizi fotografici, la sorveglianza del territorio di impianti, il monitoraggio ambientale, impieghi agricoli, la fotogrammetria, pubblicità. E' addestramento. Eccolo lì che anche l'addestramento rientra in un'operazione specializzata. Quindi non possiamo eh, operare un drone ad esempio come, come aeromodello o eh, come diciamo, un'operazione ludica, ricreativa, l'addestramento, perché è appunto un'operazione specializzata e in quanto tale non può essere considerata un'operazione eh, un ricreativa. Le operazioni specializzate si dividono in operazioni critiche e operazioni non critiche. Eh, diciamo, eh, la norma è negli articoli 9 e 10 dell'edizione 3 del regolamento APR-ENAC. Eh, quali sono le operazioni non critiche? Le operazioni non critiche fondamentalmente sono tutte le operazioni in visual line of sight, eh, sono tutte le operazioni che si svolgono fuori da spazi aerei controllati, e lì nel modulo delle regole dell'aria e eh, della regolamentazione degli spazi aerei vedremo appunto cosa vuol dire uno spazio aereo controllato. E sono eh, tutte operazioni che si eh, effettuano a una distanza di almeno 150 metri dalle cose e 50 metri dalle persone. Con cose non intendo solo le case, con cose intendo anche le strade, le linee ferroviarie, le infrastrutture, le dighe, eh, le pipeline petrolifere, i porti e quant'altro. Quindi 150 metri dalle cose e 50 metri dalle persone. Poi sono operazioni non critiche tutte le operazioni. Con i droni sotto i 2 kg, ma attenzione se sono certificati inoffensivi, quindi non è vero che sotto i 2 kg sono inoffensivi, oppure noi possiamo dichiarare che sono inoffensivi perché crediamo che siano inoffensivi, perché secondo eh, diciamo le nostre. Eh, valutazioni eh, sotto i 2 kg il nostro drone non fa male a nessuno ma ci deve essere un ente certificatore eh, probabilmente non lo possiamo fare noi ma lo dovrà fare ovviamente il costruttore eh, che questo drone è, eh, eh, diciamo, ha delle caratteristiche di costruzione di materiali che eh, risultano pertanto non offensivi invece sono intrinsecamente inoffensivi quindi senza che nessuno ce lo dica senza avere nessun pezzo di carta in mano senza fare nessuna certificazione sono sono sicuramente inoffensivi tutti i droni che pesano 300 grammi o meno di 300 grammi quindi fino a 300 grammi eh, i droni sono intrinsecamente inoffensivi e quindi tutte le operazioni fatte con i famosi trecentini rientrano nella ehm, categoria, quindi fattibile anche per chi ha semplicemente l'attestato di competenza preso online sul sito dell'ENAC, diventano eh, non critiche, anche operazioni che invece con droni più pesanti sarebbero, sarebbero critiche. Eh, per eh, appunto, eh, fare operazioni eh, non critiche è richiesto un attestato, quindi questo online per il quale state studiando e per il quale questo eh, modulo può esservi utile, la registrazione dell'APR sul sito di D-Flight e l'assicurazione. Ricordo che l'assicurazione è di ramo aeronautico, non va bene l'assicurazione di aeromodellismo, ma ci sarà un modulo soltanto sulle assicurazioni. Eh, le operazioni critiche invece sono tutte le operazioni eh, in e, quindi Extended VoLOS e in Beyond Visual Line of Sight. Eh, sono tutte quelle operazioni all'interno di spazi aerei controllati per le quali serve se... Eh, fuori da scenari standard eh, individuati dall'ENAC serve un'autorizzazione appunto dell'ENAC e tutte le operazioni ovviamente svolte a una distanza inferiore di 150 metri quindi anche direttamente sopra alle cose e 50 metri dalle persone quindi posso avvicinarmi sicuramente a meno di 50 metri dalle, dalle persone per eh, operare in operazione critica Richiesto l'attestato online, eh, quindi questo che si prende sul sito dell'ENAC, l'abilitazione CRO Critical Operation che si prende invece eh, sul, su, in un centro di addestramento, ad esempio come il nostro, che prevede un percorso sia teorico che pratico appunto per, eh, per poter accedere a fare l'esame e quindi essere abilitante anche per le operazioni CRO, la registrazione del mezzo sul sito di Flight, l'assicurazione e eh, come abbiamo visto prima, l'autorizzazione dell'ENAC in caso si opere in scenari, in scenari non, non standard. Vi faccio vedere proprio l'ultima parte, questa qua. Quindi eh, l'attestato online, l'abilitazione CRO, la registrazione del mezzo, l'assicurazione e l'autorizzazione in caso di scenari, di scenari non, non standard. Veniamo adesso alla classificazione degli APR eh, che ha fatto ENAC. Eh, nel regolamento entra un termine insomma, un po' strano per un regolamento ENAC, che è la parola giocattoli, ma questo è fatto apposta proprio per levare i dubbi perché una certa parte di mercato voleva sapere se era possibile regalare un, un piccolo drone al figlioletto piuttosto che al, al nipotino, ovviamente quindi è stato, eh, eh, hanno dovuto introdurre questa, questa categoria. Vediamo quali sono. I giocattoli e eh, cerchiamo di capire, eh, diciamo quali sono le differenze tra un giocattolo e un drone. Le condizioni che vedete scritte devono essere eh, valide insieme una insieme all'altra. Quindi vediamo subito scritto in grande giocattoli sotto i 250 grammi. Non è detto, però, e infatti non è così, che non ci siano dei droni veri e propri neanche aeromodelli. Sto parlando di APR, quindi che hanno a bordo sistemi di volo autonomo e volo automatico. Invece, avevamo visto che gli aeromodelli non avevano a bordo questo tipo di sistemi. Quindi, sotto i 250 grammi, sicuramente in più non devono avere a bordo dei sistemi che ne permettano il volo né automatico né autonomo. Quindi, non devono avere il GPS e non devono avere il, eh, il magnetometro, quindi una bussola sostanzialmente. E non devono avere a bordo sistemi in grado di catturare dati sensibili siccome una telecamera è considerata un sistema eh, diciamo in grado di catturare per quanto piccolo possa essere il sensore in grado di catturare dati sensibili il giocattolo non deve, avere, deve pesare meno di 250 grammi non deve avere il GPS non deve avere il magnetometro e non deve avere fondamentalmente la telecamera allora è sicuramente un giocattolo che noi potremo regalare senza nessun problema senza nessuna eh, certificazione senza nessuna targa Sicuramente a eh, nostro figlio diverso è un aeromodello invece che eh, deve essere operato in Visual Line of Sight, eh, quindi sempre a vista del pilota. Non ha il GPS, non ha il magnetometro, può sicuramente avere i giroscopi, quindi può avere dei sistemi di facilitazione del volo eh, sotto quel punto di vista, ma può avere anche una, eh, una telecamera sotto il punto di vista dell'aeromodello. Il giocattolo no, l'altra Classificazione è quella dei droni inoffensivi che abbiamo visto prima, sotto i 2 kg, se ovviamente certificati, oppure tutti quelli che pesano fino a 300 grammi, i famosi 300. Dopodiché abbiamo gli, uso, gli droni a uso professionale da 0 a 25 kg e parliamo di droni, non di aeromodelli di giocattoli. Il drone, vi ricordo che è un oggetto che è in grado di eh, avere un volo autonomo e un volo automatico, quindi ha il GPS e il magnetometro. Eh, ha a bordo tutto quello che possono avere anche gli aeromodelli rispetto all'automatismo eh, diciamo, all del volo, quindi al mantenimento dell'assetto, l'attitude. Come si dice in, in termini anglosassoni e eh a bordo ovviamente dei sensori a bordo sia termici che ottici o quant'altro che ovviamente sono in grado di eh, catturare dati sensibili e lì parliamo di droni professionali se no c'è anche l'uso ricreativo eh, da 250 grammi fino a eh, 25 kg che eh, per quell'utenza che ha piacere eh, ovviamente a, eh, ad avere un drone che abbia tutti questi automatismi possa fare tutto da solo e c'è anche a bordo delle telecamere, ma non effettua operazioni specializzate, quelle operazioni che avevamo visto nella slide precedente, riprese cinematografiche e quant'altro, quindi ispezioni e tutto quello che abbiamo visto nelle definizioni che abbiamo visto, che abbiamo visto prima. Le categorie di APR, invece qua è eh, importante perché eh, sappiamo che ci sono insomma, delle domande sul, sul sito dell'Enac che prevedono questa eh, divisione in categorie eh, abbiamo eh, l'acronimo la, eh, MC per il multirotore, il multicottero quindi quelli che eh, siamo abituati maggiormente a vedere che hanno più eh, rotori HP che è l'elicottero, che è monorotore, AP che è l'ala fissa, quindi droni che hanno un aspetto del tutto simile agli aeroplani piuttosto che agli elicotteri, quindi hanno eh, le ali che sviluppano portanza, non soltanto le ali rotanti che sviluppano portanza invece eh, per il multirotore e per l'elicottero, e invece AS che è il, la configurazione a dirigibile, quindi oggetto che pesa meno eh, dell'aria. Ma entriamo adesso nel merito. Diciamo di, questo, di questo primo modulo, quindi di questa lezione, quindi del modulo che è previsto eh, dal syllabus eh, pubblicato sul sito dell'ENAC per ottenere l'attestato di competenza per operazioni non critiche attraverso l'esame online che si fa sul sito dell'ENAC ed è quello appunto della sicurezza, della sicurezza aerea, della sicurezza volo. Allora eh, diciamo che ci sono tre ambiti fondamentali per quanto riguarda la eh, sicurezza volo, sono tre ambiti che eh, quasi sempre si intersegano, l'immagine ce lo fa vedere chiaramente insomma, e sono, i fattori sono il fattore umano, quindi problemi che possono derivare da un cattivo comportamento umano, vedremo poi eh, quali nel modulo ovviamente che attiene esattamente alla Human Factor, e il problema macchina, quindi problemi che si possono verificare proprio sull'hardware del nostro mezzo e poi eh, l'environment, quindi l'ambiente esterno, ambiente esterno che eh, come vedremo insomma, eh, eh, attiene a eh, tante, tante variabili, ma iniziamo da quella umana. Allora, il fattore umano ehm, eh, ovviamente è inteso eh, immediatamente si pensa eh, soltanto al pilota, ma effettivamente il pilota nella eh, diciamo, catena degli eventi di un, de, dello human factor diciamo, è, ehm, partecipa appunto come un anello di una catena a eh, quella che poi chiameremo la missione di volo. Che quella può essere ovviamente, eh, ovviamente pericoloso. E quindi è la missione stessa che eh, è eh, molto influenzata dal comportamento, dal comportamento umano. E quindi non c'è soltanto nel cattivo comportamento umano la sua eh, incapacità di volo o la sua eh, cattivo addestramento. Quindi nell'errore umano non ci mettiamo soltanto errori di pilotaggio per essere concreti, ma ci mettiamo magari anche eh, problemi dovuti alla mancanza di manutenzione. Eh, se io ovviamente non seguo eh, il, la, la checklist oppure non faccio eh, la manutenzione fatta bene, è ovvio che eh, il problema non è sicuramente quello della macchina, se la macchina è venuta giù, ma è un problema eh, non tanto magari del pilota, se il pilota non è il responsabile della manutenzione, ma magari di tutta quella catena che sta dietro al pilota. Eh, che eh, doveva occuparsi ad esempio della manutenzione oppure sempre dal pilota, ma o da chi ha fatto la, la pianificazione meteorologica, l'errata valutazione delle condizioni meteorologiche, magari eh, è scesa la nebbia, oppure è arrivato un temporale, oppure un forte colpo di vento, che effettivamente sono cose che conoscendo la meteorologia possono essere eh, conosciute e quindi pianificate. Non dobbiamo eh, andare sul, sul nostro teatro operativo e accorgersi in quel momento che sta piovendo o che c'è un forte vento, ovviamente l'ho valutato prima e se il mio mezzo viene giù, perché? c'è un forte temporale ovviamente il problema non è tanto meteorologico ma vedete che ritorniamo in un problema umano che ha fatto una cattiva valutazione quindi una cattiva pianificazione quindi vedete che il fattore umano interagisce moltissimo con gli altri fattori altro fattore ad esempio quello appunto eh, della macchina che come abbiamo visto si sovrappone molto in questa eh, immagine che vi faccio vedere c'è eh, una batteria a polimeri di litio che ha subito una delle eh, classiche eh, diciamo, conseguenze di un cattivo utilizzo o semplicemente di un troppo utilizzo perché le batterie a polimeri di litio e ci sarà questo nel modulo relativo alla conoscenza proprio del mezzo, dei suoi componenti e le batterie sono uno dei componenti più importanti perché la maggior parte degli incidenti avvengono per cattiva gestione delle, delle batterie, abbiamo una batteria che è, è completamente gonfia. Se la batteria non viene sostituita eh, perché le batterie a polimeri di litio hanno una determinata vita, quindi a un certo punto si gonfiano. Oppure, se sono trattate male, se vengono eh, utilizzate a temperature troppo fredde, se vengono scaricate troppo velocemente e non hanno la, questa capacità, possono eh, gonfiarsi e, in ogni caso, comunque hanno un numero finito di cicli di vita. Se noi lo ignoriamo perché eh, nel nostro manuale c'è scritto che a 100 cicli devo cambiare le batterie e al nostro Centodecimo ciclo la batteria funziona ancora benissimo. Non vuol dire che eh, tutto quello che eh, è scritto sul, sul manuale eh, serve soltanto a farti comprare un'altra batteria, anche se la batteria va bene, perché al centundicesimo ciclo, eh, ad esempio, la batteria dà. 100% che dà da potrebbe dare 0% e quindi il, il, il drone viene giù e poi eh, ce l'andiamo a prendere non sicuramente con la macchina, quindi non è un fattore macchina, ma è ovviamente un fattore umano. il Fattore macchina è dove c'è un, eh, un errore di progettazione, un errore di costruzione, quindi un difetto di fabbricazione vero, vero e proprio. Il terzo elemento quindi è lo environment, quindi l'ambiente esterno, anche l'ambiente esterno, ovviamente. Eh, Interagisce anche questo con il fattore umano perché, dove non ho fatto ad esempio un buon sopralluogo, non mi sono reso conto se ci sono degli ostacoli, dei cavi eh, o delle interferenze elettromagnetiche dovute a che ne so, una linea elettrica ad alta tensione oppure ci sono delle, eh, delle stazioni radiobase telefoniche o ci sono altre interferenze, come ad esempio dei eh, jammer, dei disturbatori eh, che sono nella zona per. Eh, salvaguardare le eh, intrusioni nelle comunicazioni e in una comunicazione si inserisce anche un drone per ragioni appunto di, eh, di security, quindi di sicurezza. Ovviamente, se non ho fatto un buon una buona, eh, sopralluogo in questo senso, è ovvio che l'ambiente esterno è vero che mi ha eh, causato il, il problema alla macchina, però ovviamente il, il problema è sempre derivato dall'uomo che non ha eh, fatto la pianificazione giusta. Quindi, nell'ambiente esterno ci mettiamo le condizioni meteorologiche, la presenza di ostacoli fissi o mobili, come abbiamo visto, la presenza di persone sotto o la presenza appunto di di interferenze. Eh, L'analisi di queste tre variabili costituisce proprio la base della, della sicurezza, sicurezza aerea. Ma vediamo, diciamo, un, eh, vediamo questa eh, differenza appunto che c'è tra la security e la safety, perché la sicurezza aerea si divide in queste due, eh, in queste due eh, branche: quella che ci interessa di più, quella che interessa ENAC, e quella tra l'altro che interesserà e la nostra metodologia di eh, fare un'analisi del rischio eh, con la nuova normativa e specialmente nella ehm, conduzione di operazioni critiche che si chiama SORA, cioè la, eh, una metodologia di eh, analisi del rischio che vuol dire Specific Operation eh, Risk Assessment eh, e, e la metodologia che proviene da un gruppo di lavoro che si chiama IARUS che eh, si è occupata e si occupa tuttora di Analisi del rischio sia manned che unmanned: eh, la security non è, eh, non è contemplata. L queste, le nostre analisi del rischio si devono eh, diciamo, attenere a quella che è la flight safety, quindi il, la, 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 la sicurezza volo diciamo, dovuta al nostro drone rispetto a terzi al suolo. Infatti, vediamo che la security è intesa come la prevenzione eh, del, di mh, atti umani volontari, quindi il far male volontariamente a qualcuno quindi può essere un dirottamento può essere un hackeraggio del nostro sistema che si impossessa del sistema o lo butta giù ma ha ehm... Diciamo eh, a, a scopo proprio di attentato, quella è la security che non rientra nella, eh, nel nostro modulo di sicurezza aerea e non rientra neanche nei moduli della eh, metodologia SORA. Quello che ci interessa invece è proprio la safety, la safety che è eh, la eh, condizione. Che, nella quale ci mettiamo eh, volando un drone di far male a qualcuno involontariamente. Non è che abbiamo tirato sul drone, lo abbiamo riempito di eh, esplosivo e andiamo a fare un, un danno da qualche parte o lo andiamo a buttare eh, giù da qualche parte. Ma eh, è dovuto mh, proprio alla, al fattore umano, al fattore ambientale, al fattore meteorologico, eh, al fattore macchina il poter fare male a qualcuno involontariamente. E cerchiamo di entrare un po' in questa. In questa in Quest'ottica. Allora, eh, eh, cardine fondamentale della cultura aeronautica è appunto la safety. Eh, quindi la, la sicurezza, la sicurezza aerea. E, eh, la sicurezza aerea non si rivolge soltanto ai piloti, ovviamente, quindi non è soltanto richiesta una particolare attenzione da parte dei piloti dei, dei piloti nelle proprie capacità di volo, eh, nella eh, pianificazione. Nella conduzione del mezzo, ma la la flight safety abbraccia diciamo moltissime figure, ad esempio i progettisti, perché se un drone è progettato male dall'inizio è ovvio che sarà un, un anello molto debole della, della catena della, della sicurezza, indipendentemente da un compratore che acquista un drone, eh, ignaro di tutto, lo vola pensando che sia stato progettato e costruito. Quindi anche la costruzione è estremamente importante. Una costruzione fatta magari in serie da un'azienda aeronautica è ovviamente un, un motivo in più ovviamente di creare sicurezza. Gli enti regolatori ovviamente, perché se non ci fosse un ente regolatore ad esempio come l'ENAC che ci vieta di volare su un assembramento di persone è ovvio che sarebbe un, un anello molto debole del... Della, Diciamo della catena di sicurezza di una missione di volo, ovviamente anche nostra, delle scuole di volo, che se non vi parlassimo di questi argomenti, ovviamente eh, vi lasceremmo eh, ignoranti su una, determinati argomenti che invece sono estremamente importanti proprio per, per eh, evitare rischi ed evitare eh, rotture anche del, del drone. Ma quali sono? gli strumenti per la sicurezza aerea. Quindi noi abbiamo degli strumenti che ci aiutano a fare sicurezza aerea, a fare in modo che questi anelli di questa catena siano tutti quanti molto rigidi e molto solidi. E sono due, eh, l'investigazione e la pianificazione. Vediamo l'investigazione. Eh, ci sono eh, agenzie, fior di agenzie eh, che si occupano degli incidenti di volo, in Italia c'è l'Agenzia Nazionale della Sicurezza Volo che è eh, di fondamentale importanza non per investigare eh, sul, eh, sul colpevole ovviamente, ma più che altro sulle cause. Perché l'investigazione in tutto il mondo aeronautico globale non è uno strumento fatto per punire qualcuno, ma è fatto semplicemente per migliorare le cose. Da ogni incidente, sia manned che unmanned, quindi di oggetti pilotati e oggetti non pilotati, sono sempre emersi dei miglioramenti, sempre emersi dei miglioramenti. Eh, quando si iniziano eh, qualsiasi corso di sicurezza volo che andate a sentire a qualsiasi livello, inizia sempre con, eh, con questa frase, eh, che non esistono nuove cause di incidente, ma eh, ahimè esistono soltanto nuovi incidenti. Eh, questa è una cosa che dobbiamo tenere sicuramente a mente. Le cause eh, inc degli incidenti sono sempre quelle e attengono a queste tre categorie che abbiamo visto: quindi alla sfera umana, alla sfera macchina e alla sfera dell'ambiente esterno. Quindi è eh, inutile rifare un errore che ha fatto un altro. Se eh, sappiamo che eh, andare in volo con una batteria gonfia può creare dei problemi, anche se la nostra batteria gonfissima non ce ne crea, è stupido. Eh, mettere a rischio una situazione del genere vedrete che poi prima o poi una batteria eh, molto gonfia al di là del fatto che sicuramente avrà delle prestazioni comincerà a darvi delle prestazioni molto minori eh, prima o poi vi porta sicuramente ad un eh, problema grosso quindi la cosa migliore per non trovarsi eh, nei guai ovviamente è non metterci e quindi eh, diciamo che il, il proverbio che era umano ma eh, perseverare è diabolico niente di più calzante in in questo, in questo caso. La seconda, come abbiamo detto, è appunto la prevenzione, quindi la prevenzione che ci porta a una gestione del rischio, perché ovviamente il rischio zero non esiste. Eh, per evitare ovviamente che si possono avere dei, eh, eh, dei problemi col drone, eh, la cosa migliore sarebbe non far volare il drone, ma ovviamente o avere problemi con eh, aeroplani ad esempio di linea eh, stanno tutti a terra, non si vola più con gli aeroplani e quindi eh, non ci saranno più incidenti di volo. Ma ovviamente c'è un, eh, un, un progresso che deve andare avanti e si è visto che quel rischio il rischio ehm, eh, di eh, portare in aria passeggeri e nel nostro caso più piccolo, di portare in aria ovviamente dei droni è un, eh, un rischio accettabile per diciamo, le, ehm, le cose che portare i passeggeri fa all'economia ad esempio al turismo e quant'altro ma le cose che anche un drone può eh, fare nel, nel mercato e quindi la eh, prevenzione eh, si sviluppa attraverso eh, diciamo quattro livelli, livelli logici cioè Bisogna stabilire degli standard e le procedure operative. Eh, ovviamente queste procedure operative vanno poi applicate scrupolosamente perché io posso anche fare delle eh, SOP, quindi delle standard operation procedures, posso fare le checklist, posso eh, farmi tutti i manuali che voglio di sicurezza, però poi se non eh, li applico ovviamente eh, il, eh, tutto, è tutto vano, eh, come ad esempio esiste una normativa che non permette di eh, passare col rosso eppure quanti incidenti ci sono per persone che sono passate col rosso. Quindi se c'è una norma, devo anche ovviamente seguirla e poi devo identificare i rischi, quindi saperli identificare e correggerli e mitigarli. Identificare i rischi è eh, diciamo, il primo passo a, addirittura per la metodologia eh, SORA, quindi questa diciamo, più impegnativa che vedremo nei corsi CRO eh, e nella eh, normativa eh, EASA di mh, prossima entrata il primo eh, luglio del, del 2020. Cioè, il primo passo è, si chiama conops, quindi la conoscenza dell'operazione, il, il sapere esattamente come si svolge quell'operazione per identificare i rischi. Soltanto se io so identificare i rischi, ovviamente posso mitigarli adeguatamente. Entriamo nel concetto di. Eh, di rischio e cerchiamo di capire questo per poi fare un calcolo del rischio e un'analisi del rischio e eh, la cosa diciamo più importante da capire è che il rischio è un prodotto quindi è proprio una formula ma veramente semplicissima il rischio è, la, è, la, è il prodotto quindi la moltiplicazione il prodotto tra la probabilità e il danno che io posso, che io posso avere quindi più è alto il rischio e eh, più una delle due o addirittura entrambi i due fattori sono, sono alti e il nostro compito quindi sarà quello di minimizzare uno dei due, dei due fattori. Allora in questa slide è eh, chiaramente eh, rappresentato il concetto di pericolo e il concetto di rischio. No? C'è uno squalo che è il nostro eh, pericolo. Ovviamente il pericolo squalo... Eh, a livello di rischio non è nulla se noi siamo sulla, sulla spiaggia, con i piedi sulla, sulla sabbia ovviamente, mentre eh, il, eh, se noi siamo in acqua insieme allo squalo è ovvio che questo pericolo diventa per noi un rischio. Quindi in questa slide è diciamo, identificato effettivamente tutto il processo di eh, eh, analisi del rischio che mh, possiamo mettere noi in campo. Eh, quindi il nostro compito è quello di abbassare uno dei due fattori, ma come possiamo abbassare il livello di rischio? Allora, o riduciamo la gravità delle conseguenze, quindi il danno, o riduciamo la probabilità. Che si verifichi un incidente e quindi ovviamente di avere danni sotto, oppure riduciamo l'esposizione al rischio. Questa è una ehm, diciamo una modalità molto importante per quanto riguarda eh, l'analisi del rischio. Perché eh, anche, anche a livello di EASA e ASA, anche a livello di, ehm, di analisi del rischio importante come quella prevista dal modulo Sora, perché ehm, eh, l'esposizione quindi il l'occasione che noi possiamo avere, la probabilità che noi possiamo avere si diminuisce moltissimo se noi stiamo meno tempo in volo, quindi è inutile stare tantissimo tempo a rifare esattamente la stessa cosa, stressandoci noi come piloti, stressando la macchina e mettendo l'environment, quindi mettendo le condizioni ambientali in grado di poter cambiare, ovviamente se io mantengo tutto quanto in tempi molto più ristretti anche l'esposizione al rischio si può abbassare. E come facciamo? Ad abbassare il, il livello di rischio in maniera vera e propria, con una pianificazione, con una corretta pianificazione, una sana pianificazione. Eh, ponendoci anche delle domande. Le domande sono quelle che voi vedete qui: e sono sappiamo esattamente quali attività devono essere svolte. La famosa Conops, quindi conoscenza delle operazioni di cui vi ho parlato prima. Quindi il primo step per un'analisi del rischio corretta. Abbiamo poi le eh, risorse necessarie per svolgerle al meglio, quindi abbiamo i piloti migliori, abbiamo i droni migliori, abbiamo tutta la documentazione, eh, abbiamo le informazioni, abbiamo le checklist, abbiamo i, le guide e le seguiamo ovviamente come abbiamo visto prima. E poi infine abbiamo noi le competenze necessarie per portare a termine questa attività. Cioè lo so fare quel mestiere, ho mai fatto un'ispezione, ho mai fatto un'aerofotogrammetria so quello che mi potrebbe capitare, so quello che potrebbe capitare al drone se ad esempio mi viene richiesto un tempo di volo magari molto lungo e io non ho mai volato fino al limite della batteria. Cosa succede se la batteria arriva fino esattamente alla, alla fine della sua eh, capacità critica? Sì, ho letto sul manuale che torna indietro o atterra da solo, ma non so bene se atterra da solo. O torna indietro, e queste cose proviamole in addestramento, proviamole in maniera che noi siamo ovviamente sempre preparati a eh, una eventuale emergenza che può essere quella di una perdita di segnale, può essere una eh, perdita di eh, capacità visiva: quindi il segnale, il drone è ancora eh, sotto il comando e il controllo, ma io non vedo più perché mi si è accecata, ad esempio, la, la telecamera, banalmente, magari perché si è rotta, ovviamente. E quindi insomma, tutte queste cose devo essere in grado di, ehm, eh, di essere pronto in, in, qualsiasi, in qualsiasi emergenza. Allora, veniamo a, questa, eh, veniamo a questa tabella. Vediamo che è una eh, matrice del rischio nella quale abbiamo messo sulle eh, righe la probabilità e sulle colonne la gravità. Allora, vediamo la eh, probabilità che è da remota, quindi eh, non, non si presenta quasi mai, quindi è rarissimo che si presenti. Occasionalmente, quindi è già capitato altre volte, eh, magari non a noi, ma a qualche d'un altro, quindi eh, allerta. Medio-alta, cioè è una probabilità frequente, cioè si presenta spesso questo problema, elevata, quindi ha un elevato grado di probabilità, cioè si verifica spesso. Invece eh, diciamo sulle colonne abbiamo messo una, la gravità massima, quindi eh, catastrofica, intendo proprio la morte di eh, persone, te, di terzi sotto di noi, o critica, cioè un ferimento grave, minore un ferimento lieve che può essere un graffio, una contusione, o irrilevante non è successo niente e diciamo più eh, assimilabile a un inconveniente di volo piuttosto che un incidente di volo. Sotto invece abbiamo una leggenda dove abbiamo un rischio 1, lo vedete qui, accettabile, 2, questo verde più chiaro, migliorabile, 3, rivedibile. Quindi non posso fare la, la mia eh, missione, ma devo sicuramente rivedere qualche parametro. Ad esempio, è eh, infine non accettabile, quindi tutta questa zona rossa dove la mia eh, operazione non può essere assolutamente fatta. Vediamo ad esempio questo eh, esempio di calcolo del, del rischio: dove incrociando la riga occasionale e la colonna minore, quindi la frequenza occasionale, quindi eh, ogni tanto si può eh, si Può, può accadere, cioè è già accaduto magari non a me, a qualcun altro, eh, di eh, eh, aver avuto diciamo delle conseguenze minori, una contusione o un piccolo graffio. In quel caso, io eh, posso fare sicuramente la missione, ma questa missione è migliorabile. Quindi, la volta successiva, devo eh, provvedere a fare qualcosa in maniera di rimanere nella, in questa parte. Diverso, invece, quest'altro esempio dove invece eh, incrociamo la eh, riga occasionale per eh, una, la colonna critica. Quindi abbiamo ho fatto una ferita a qualcuno, quindi occasionalmente c'è stato il, il, il caso che qualcuno si sia eh, ferito veramente, quindi non in maniera minore, ma ci sia una ferita importante, diciamo eh, o severa addirittura a, a qualcuno. Ovviamente vediamo che è giallo e quindi la missione non può essere fatta, ma deve essere eh, rivista. Quindi ci sono dei parametri che dobbiamo cambiare, eh, non facciamola quel giorno, eh, cambiamo le batterie perché sono troppo vecchie, cambiamo il pilota perché non è troppo addestrato. Ma quella missione quel giorno non si fa. Peggio ancora, ovviamente, immaginate dove eh, probabil c'è cioè, probabilità medio-alta di eh, far male a qualcuno. Mi riferisco a un danno, ad esempio, gravissimo: sto volando eh, in prossimità di una scuola di bambini con un drone eh, che mi è già caduto più volte perché. E, eh, sia dei problemi di centraggio, di peso o eh, non mi voglio convincere che le batterie rovinate non possono essere usate oppure ho eh, due motori su quattro che mi fanno rumore quindi posso avere dei problemi ad esempio ai cuscinetti del motore brushless è ovvio che io quella non, eh, non la posso proprio fare quella, quella missione quindi assolutamente sono in una zona rossa è difficilmente anche rivedibile non è semplicemente cambiando eh, atteggiamento, ma devo proprio cambiare i motori, devo cambiare la batteria, devo cambiare il pilota. cioè, non è l'organizzazione giusta per fare quel tipo, per tipo di mestiere. Eccoci che eh, abbiamo effettivamente capito come eh, possiamo mettere in una matrice del rischio il, eh, il prodotto della probabilità per il danno, che è la formuletta vista in precedenza. Invece in questa slide vi faccio vedere una, diciamo una modalità grafica di accedere alla, ad un'analisi del rischio. Questa è eh, molto studiata anche in sicurezza volo, si chiama... Bow tie, proprio perché assomiglia al, a un cravattino, a un papione, a un farfallino di una camicia elegante. Dove abbiamo un lato destro e un lato sinistro, sul lato sinistro noi abbiamo i rischi, quindi gli hazard che, guarda caso, vengono proprio da, quei, eh, da, quella, eh, da quelle tre macro aree: no? problemi tecnici, problemi umani e l'environment, quindi le interferenze, problemi meteorologici, collisioni a mezza altezza, quindi in volo con altri traffici o unmanned come il mio o manned, quindi altri velivoli pilotati e dall'altra parte abbiamo le conseguenze. Tra i rischi, scusate tra i rischi e le conseguenze, noi abbiamo eh, ben due eh, diciamo muri che possiamo avere. Vicino ai rischi abbiamo il preventive controls, quindi è un muro che ci permette di... Eh, fare in modo che il vettore che unisce il problema tecnico all'incidente, vedete, sia possiamo mitigarlo. Come vedete sono dei muretti molto semplici, banali, non è che bisogna inventarsi cose particolari. Per evitare problemi tecnici, cioè per evitare che problemi tecnici mi portino a un incidente, come possiamo fare? Posso fare eh, manutenzione, possiamo eh, eh, stare molto attenti alla costruzione, alla progettazione, quindi prendere dei droni eh, progettati di serie non quello che il nostro amico magari che è bravissimo per carità, ma non ha magari degli standard di produzione così elevati eh, che ci possono mettere al sicuro da problemi tecnici, problemi umani. Come faccio a fare in modo che il eh, vettore eh, che unisce i problemi umani all'incidente possa essere interrotto? Faccio molto addestramento, metto il pilota migliore che ciò. Non faccio andare eh, il il pilota in volo se sta male, non vado io in volo se sto male, se ho preso magari dei antistaminici che mi provocano sonnolenza o se sono stanco o dormito poco, ad esempio. Vediamo ancora per evitare che il vettore che mi collega tra un'interferenza e l'incidente possa. Arrivarci all'incidente? Beh, Volo lontano magari dalle, dalle interferenze oppure faccio in modo che queste interferenze finiscano. Eh, posso sempre chiedere di eh, spegnere magari degli, degli apparati che in quel momento sono eh, lì, eh, magari che, che, che non, non, non sono utilizzati. Ricordo ad esempio una situazione in cui in un, eh, in un sopralluogo ho visto delle antenne, eravamo insieme alla protezione civile, ho visto tantissime antenne. Erano antenne di trasmissione, prima di andare in volo mi sono accertato che in quel momento non fossero utilizzate e mi hanno detto: guarda, in questo momento non sono utilizzate, sono utilizzate soltanto in una situazione di emergenza, quella non era una situazione d'emergenza ma era un semplice controllo del territorio, però mi ci sono informato. Quindi eh, ho chiesto, sono andato a vedere se c'era la, la possibilità. Ovviamente se non ho la possibilità di spegnere le interferenze mi prendo le responsabilità, devo rientrare sempre nella accettabilità del rischio. Quindi il rischio deve essere accettato. Quindi mi allontano dalle persone, mi allontano dalle cose, eh, utilizzo dei sistemi, eh, diciamo, diversi, utilizzo magari dei sistemi. Che sono nella parte destra del nostro cravattino, del nostro farfallino, perché una volta che l'incidente eh, è avvenuto e il fatto che sia avvenuto l'incidente non è tanto quello il problema che preoccupa Enac. Enac non vuole che noi eh, creiamo danni a cose e persone, però l'incidente addirittura. Eh, ci viene richiesto per droni superiori ai 4 kg di avere obbligatoriamente a bordo eh, un terminatore di volo, quindi un oggetto che l'incidente lo, eh, lo, eh, lo procura volontariamente, perché l'incidente deve avvenire all'interno del nostro teatro operativo, quindi una eh, zona, un teatro eh, di, della missione dove noi avremo bonificato le persone sotto, oltre a un'area buffer che si trova intorno che ha le stesse caratteristiche del, del, dell'area precedente e che può essere calcolata l'area buffer in base alla quota alla quale sto andando, in base alla velocità alla quale sto viaggiando e in base alla velocità del vento che magari mi sta spingendo verso l'esterno del teatro operativo, o meglio ancora, me lo sta riportando dentro. Quindi, in caso di terminazione anticipata del volo, il vento può essermi utile per farlo, eh, per farlo rientrare. Ci sono delle tabelle, ovviamente, di ehm, eh, calcolo proprio dell'area della, ehm, eh, dell buffer in termini di altezza ovviamente più sono in alto e più l'area eh, buffer dovrà eh, essere ampia ovviamente anche più vado veloce più deve essere ampia perché la, eh, il percorso che eh, il drone fa a terra, quindi la distanza che percorre a terra è in funzione del tempo che ci mette il drone a scendere a terra secondo una traiettoria balistica, quindi più vado veloce, più eh, vado in alto e più tempo ci metterà e più spazio percorrerà a terra, quindi nella mia analisi del rischio anche la gestione del buffer sarà, eh, anzi o, eh, la, la gestione dell'altezza e della velocità sarà in base al buffer che io mi posso, mi posso permettere. Stavamo parlando del muro che sta... A destra, quindi una volta che il drone viene giù e quindi sono costretto a, eh, a terminarlo, oppure mi è venuto giù per altri motivi, batteria eh, che beh, mi, è, eh, mi si è danneggiata e quindi mi è andata a zero senza passare attraverso tutti eh, gli automatismi per il quale lui atterra da solo in sicurezza, oppure si è piantato un motore, oppure un'elica si è spezzata o ho perso un'elica addirittura, in quel caso posso sempre fare qualcosa che mi può... Mitigare. Quindi infatti si chiamano eh, mitigative controls e sono ehm, eh, tutti i presidi che io posso mettere per fare in modo che l'incidente, quindi la conseguenza di quell'incidente che ormai è avvenuto, non mi porti poi a un, un evento, eh, diciamo grave eh, di, o addirittura di estrema gravità. Posso mettere un paracadute che mi rallenta la discesa, posso utilizzare dei materiali del drone che sono materiali alveolari facilmente rompibili, quindi l'impatto patto a terra poi avrà una forza tale che non è in grado di eh, ferire nessuno, posso mettere un airbag, posso utilizzare un cavo di vincolo, quindi per fare in modo che il drone non esca. Diciamo dal, eh, dall'area eh, eh, dalla, dall che ho identificato come area operativa e dall'area aggiuntiva che ho identificato come, come area buffer. Quindi vedete come c'è sempre la possibilità, o due possibilità, una preventiva e una eh, di eh, mitigazione a destra e a sinistra eh, del, dell'incidente, quindi tra i rischi di avere l'incidente e le conseguenze dell'incidente. Bene, diciamo che per questo primo modulo relativo alla flight safety e eh, ovviamente anche all'inizio un piccolo ripasso di quelle che erano le definizioni. Del, inserite nel regolamento che ci aiutano ovviamente a capire bene il, il dettato del regolamento stesso quindi per questo modulo ci fermiamo, ci fermiamo qui ci saranno ovviamente altri moduli vi ricordo che questi moduli sono eh, sia in eh, diretta con eh, le date e gli avvisi che voi potete avere mettendo eh, ovviamente la, spuntando la, la notifica quindi mettendo un mi piace sulla pagina e quindi sarete in questa maniera avvertiti sempre delle nuove dirette, ci saranno tutti questi moduli, se no tutte queste informazioni ovviamente saranno disponibili sia sul nostro sito che sulla pagina Facebook per essere rivisti con tranquillità in qualsiasi momento. Grazie a tutti per l'attenzione e ci sentiamo sicuramente al prossimo modulo. Ciao.